cercando di farmi convivere. Ora, quello che abbiamo fatto sarà risolutivo? Non lo sappiamo se sarà risolutivo. Quello che abbiamo fatto è sicuramente un passo verso la tenuzione. Però anche un petasuono va gestito, va tarato, va ritarato. E per questo c'è la, ci deve essere anche una collaborazione. Dopo no, il biscafezzo era già il petasuono. No, questo lo no. Ce l'avrà da domani. Domani. Io so che 5 notti con un botto mi sale 2 e mezza, ti fa un culo così. Scusate, se guardate, adesso lo dico perché se ce l'ha già, allora li buttiamo giù tutti. Se non ce l'ha, allora il tetto suono in questo momento l'hanno montato 3 locali e uno lo finirà stasera. Uno lo finirà stasera, che è il locale che tu hai, il locale che tu hai detto, lo finirà stasera. Però anche il tetto suono non esige i locali da una corretta gestione del tetto suono. Ieri sera ero al telefono poc'anzi con il nostro tecnico del suono, vi conosco perché è indicato dall'amministrazione, anche se è pagato dei locali, però nel accordo deve essere indicato ed essere persona di giornalizzazione, e ero al telefono con lui, mi diceva che un locale aveva bisogno di ritararlo, perché secondo il tecnico del suono c'erano dei problemi, non facciano bene il locale si è fatto parte dirigente di chiamare l'ingegnere, i tecnici che l'ha montato in giornata, entro oggi domani, a ritirare gli impianti, a ritirare meglio gli impianti. Siamo in una fase, devo dire che ci ha fatto parte di gente, però ribadisco, il tetto suono non deve essere un alibi, non è un lascia passare, non è una ricetta, ma il voto non è ammesso, il voto non è ammesso, allora non c'è, no, c'è il voto. Ragazzi, no, dalle 2:20 dal vice di smetto, dai, 2 smetto, sono ammessi i furti, i pirati della strada, qualcuno che non so chi, va bene. Scusami, no, allora cerca di evitare di prenderci per il culo, perché qui stiamo parlando di 4 locali e il vocalist è la cosa più semplice da vedere, sta lì in mezzo col microfono in mano, cioè, se questa non riesce allora a prevenire questo, chiudete e allora, i soldi. Posso finire il mio ragionamento? A noi è stato detto che c'è stato un vocalist che ha scoperto martedì sera, purtroppo il comando ancora più di Valluna, ma l'anno scorso il vocalist, quelle volte che l'abbiamo ascoltato, ha causato la chiusura del locale. E l'anno scorso credo che Bocris non si sia sentito molto. Non si sente. Se non in maniera. Non dico che Bocris. No, che non ci sia stato. L'anno scorso è due volte di notte. E abbiamo. Allora, abbiamo avuto anche noi denunce da parte di residenti dell'area che martedì sera c'è stato un problema. Martedì sera il comando purtroppo era chiuso ancora da una. Il mercoledì, il venerdì e sabato chiude dalle 3 alle 4 e tra pochi giorni chiuderà tutte le sere dalle 3 o alle 4, ma non devono terminare. Il voto non è ammesso, l'unica volta che sono sentito il comando è chiuso. E non voglio pensare male, forse sapevano che era chiuso? No, l'ha fatto però, sì, non lo dico perché. Non è. A me non interessa, il problema è che prima le due lui non ha parlato, il locale non ha parlato, io non so più la giustizia. Ora, io alle 2:20, precisamente 2:10, ero a mangiare la piada lì davanti, poi chiedo a tutti quelli che erano lì davanti, questo è partito per 25 minuti, ci ha fatto un culo così, non c'era nessuno in giro, perché c'era un locale pieno, penso, con la gente piena, io ero d'accordo. No, non è anche quello che è pieno, non è venerese, non è venerese, noi l'abbiamo già detto, lo ripetiamo, invitiamo i residenti, i operatori, quando c'è un problema, a chiamare, e c'è la massima disponibilità di tenere sotto controllo la situazione. Poi ci sono controlli serali, in piccoli, in tutte le altre zone di regione. Non vi posso dire che qui si possa rimanere alle 9, alle 4 del mattino per tutto visto, comunque può rimanere in altre parti di regione, ma sui giri serali e le soste serali ci sono, comunque il numero l'avete tutti, sapete qual è? Nelle serate, che il comando è aperto, tra poco sarà aperto tutte le sere, se no a notte fonda. Mi auspico che non ci sia più necessità di voi. C'è un locale che non poteva aprire,
uscire, ma ha aperto e ha visto un paio, ma giusto? Di fatto abbiamo osservato che c'era un locale che non poteva aprire, ha aperto e ha disturbato tutto il quartiere, ma giusto, questo è quello che è successo. No, fino al 21 avevano il permesso. Sì, permesso fino al 21. Appunto, adesso facciamo un po' di chiarezza. Chi è che ha dato una prova fino al 21? La data, la sovrintendenza in ragione appunto della necessità di finire e terminare i lavori. Benissimo, però se non mi sbaglio, nei giorni imperiali il ballo e la musica dovrebbe cessare alle 1:30. Questo è il regolamento del Marano. Alle 2:30 comunque non ci doveva essere. Ripeto, quello che è stato, noi abbiamo dato, che abbiamo fatto con i locali, un accordo preciso, puntuale, per partire con una stagione diversa da quella che è stata nel passato. Su questo sì, ieri sera allora queste attrezzature che vedete che siamo sotto hanno questo obiettivo, quello di creare e di contemperare le esigenze da un lato dei turisti e dei cittadini e dall'altra parte creare le condizioni perché qui in questa zona si dia maggiore qualità. Ci abbiamo lavorato un anno, è stato un lavoro quasi impossibile perché in un anno avere tutte le autorizzazioni e creare le condizioni per realizzarle è significativo dell'impegno sia dell'amministrazione che del gestore. Si comprende bene quello che è stato e come siamo arrivati in questi anni anche ad alcune esasperazioni, quelle che vengono anche adesso ancora presentate. Noi auspichiamo che con questo tipo di attività e con il lavoro che abbiamo chiesto anche di maggiore sicurezza si denoti un cambio di registro. È chiaro, questo vuol dire che non ci saranno i disagi? Sicuramente bisogna comunque mantenere un equilibrio fra le cose, su questo non c'è dubbio, però credo che ci sia un segno preciso sia dell'amministrazione da un lato, ma anche degli operatori con gli investimenti veri che hanno fatto, perché qui non parliamo più di una cassa, una cassettina e di uno con un fonometro che va a mettere a abbassare i decibel in un gabbiotto, parliamo di investimenti, questo è quello che noi andiamo a fare. Poi sappiamo benissimo che se abbiamo chiesto questo come amministrazione è proprio perché c'erano anche le situazioni che vengono indicate. Il fatto che ci sia gente sicuramente porterà anche confusione, perché porterà confusione. Il Blue Line partirà e quindi c'è l'aspetto della navetta che quindi dovrebbe, speriamo e ci auguriamo che venga utilizzato. E quindi questa porterà anche via la possibilità o almeno ridurrà coloro che a piedi faranno questo flusso e quindi le persone a piedi fanno anche rumore, quindi abbiamo messo in campo tutti gli strumenti, tutti gli elementi. Poi è chiaro che dipende da tutti noi, dipende dai gestori, dipende da tutti noi creare le condizioni perché questo aspetto ci permetta di controllare meglio, di colpire chi sgarra, cosa che era difficile fino allo scorso anno, ma di colpire chi sgarra e di creare condizioni di maggiore vivibilità. Questo è l'aspetto. Poi ci misureremo con i fatti, perché questi che contano non è che contiamo. Tutto il tema della vigilanza è stato indicato, sia dentro che fuori, abbiamo chiesto gli elenchi, vogliamo gli elenchi, che sono qua, delle persone che verranno utilizzate proprio per avere anche qui maggiore certezza, sono tutti aspetti non obbligatori ma che sono il frutto di un lavoro, tutto questo. Posso chiederle una cosa, sindaco? Voi avete una convenzione con i gestori dei locali per tutte le cose che vengono consumate e poi lasciate in giro dappertutto, perché noi qua siamo in un locale. Certo, c'è anche questo, nell'ambito dell'accordo c'è anche il fatto che la passeggiata eccetera venga pulita direttamente dai perché dai è tre anni che le cose sono lì, quindi se voi avete la convenzione però loro continuano a non rispettarla. Allora la convenzione, noi abbiamo fatto quest'anno un accordo che tutta la passeggiata, questa passeggiata che prima veniva lasciata alla pulizia più generale, viene curata direttamente dai locali. Soprattutto le dico perché tanto noi passeggiamo qua, cioè dove ci sono i parcheggi vengono lanciate ma qualunque cosa, le borse rubate in spiaggia, bicchieri, bottiglie, lattine, c'è di tutto. Lì c'è un'attività che facciamo con era di polizia generale, però l'aspetto legato alla passeggiata viene garantita e poi anche su questo verificheremo.
però dall'altra parte tutta la passeggiata che prima veniva lasciata fino a che non arrivava era, il compito sarà loro alla chiusura e anche le spiagge libere ovviamente sarà il compito loro di pulirle e realizzare questo progetto. Un'informazione, non è chiara la normativa locale del comune delle attività valutare, che sembra che a livello nazionale la crisi si debba passare una notte stretta, l'esibizione è una delibera a parte, sul modello turistico, e lungo di lato si schierà, si va da nostro per la sala musicale due per lo spegnimento. Però sentivo adesso qualcuno che menzionava durante i giorni feriali questo orario non è piaciuto niente. Allora ci sono aspetti diversi, un aspetto legato ai locali, un aspetto legato ai locali da ballo. I locali da ballo non sono il locale con la diffusione sonora che deve abbassarla sulla base delle ordinanze, non c'è una legge nazionale ma ci sono le ordinanze che ogni singolo comune fa e definisce negli orari. Quindi questi sono locali che hanno l'utilizzazione da ballo e quindi c'è un accordo diverso, quindi non c'è un abbassamento della musica. La legge a livello nazionale c'è. Ma la legge a livello nazionale è un'indicazione che sono locali da ballo. Però, allora i locali da ballo sono un'altra cosa. Parla di musica, non di locali. Va bene, ma questi sono locali che hanno la licenza da ballo. Questi sono locali da ballo. Questi hanno la licenza della discoteca. Esatto. E quindi la normativa praticamente la normativa è legata ai locali da ballo e di conseguenza su questo ovviamente ci sono altri aspetti che vengono definiti. Fermo restando che l'articolo 629 del codice penale si prevale. Certo, quello rimane sempre per tutti. Ma non capito gli orari. Gli orari vengono definiti su altre scale, su altre modalità. Pare che posso dire io a questa memoria, che con i giorni feriali la musica può continuare. Dalle 1:30 fino alle 2:30 deve essere solo musica da sottofondo, quindi alle 2:30 deve cessare sia la musica che il ballo, salvo festivi e prefestivi, in cui musica e ballo, che comunque non deve uscire, esercita testualmente dai confini dei locali fino alle 2:30 con musica solo di sottofondo fino alle 4. E quello che abbiamo garantito, chiesto anche in locale, guarda, fino a non è successo. E quello che abbiamo chiesto, ma non era successo in ragione del fatto che gli altoparlanti eccetera, se il tetto suono funziona come sembra nelle prove fatte in queste serate per chi già lo aveva installato e gli ultimi tre lo stanno installando in questi giorni, quindi da questo weekend sono pronti tutti i 5 locali, sono tutti i 5 locali adeguati. Verifichiamo se questo aspetto della rumorosità legata alla musica è così. Però mi sono messo una domanda. Domanda. Sì. Se la struttura ancora ha messo solo musica sottofondo. E c'è sottofondo, se non c'è. Ma che suona? Perché all'una non mi sono spiegato bene. Se deve essere solo musica sottofondo, perché è necessario il sottofondo? Pensavo che penso che se non dorme, dorme, o sabato, o il prefestivo, o quello che sarà. Devo dire quindi che ci sarà musica da sottofondo, nell'orario previsto. Dopodiché quello, anzi, li abbiamo messi a posto per verificare, se non disturba, quell'aspetto, io credo che esatto, l'aspetto io credo che sia l'obiettivo, sia quello di non disturbare. L'obiettivo è di non disturbare, è la comunità che vive intorno. Di non disturbare, cioè in quanto quantificati i decibel che dovrebbero uscire. Quella c'è la legge, quindi la verificativa è il decibel a 100.000. Sì. Quanto? Ce n'erano 10 a casa mia. Nel decibel per respiro. No, è così. No, per sopra il livello di soldi. Ah, sì, per sopra il livello di soldi. Scusate. 52. Cosa parlo un po' da tecnico, adesso insomma da oltre a questo non c'è nulla. Adesso io non ho sentito, non ho messo il subito ancora a sentire, ma però ho l'impressione della zona che non si riuscirasse, non si riuscirasse, non si riuscirasse. A mio avviso, a meno che di notte poi dicevano questo è quello che fuori casa le mettono, questo io non lo so, possiamo controllare meglio i fumi, quello che vedo, sappiamo che non è stato male, sappiamo da punto di vista che non hanno nessuna
lo sappiamo da 15 anni. Non ci guadagnano niente le 31 del nostro Stato, perché non fanno di dire questa considerazione. Non riesco a dire questa considerazione. Noi, locali di Marano, ci sono impegnati a andare in conto con il di che si parla di un'efficienza di dietro se avessero voluto da ritorno non è così, e uno di noi si sta impegnando anche economicamente per poter risolvere il problema, poi che magari qualche serata si sia sforato, sicuramente che voi abbiate delle esigenze, perché è chiaro, e io sono dalla vostra parte, perché il diritto al riposo, i vostri diritti sono uguali ai diritti di e io mi batterò sempre anche per voi, perché secondo me portate rispetto è giusto che anche i vostri clienti, clienti una cosa pagano. Su questo siamo sempre. La cosa, adesso mettiamoli alla cosa. Si sono impegnati economicamente, hanno fatto i loro interventi, ogni qualvolta l'amministrazione chiede e andiamo sulla spiaggia, subito sulla spiaggia, andiamo e teniamo un doppio lungomare e cerchiamo di mettersi d'accordo su tutte le spiagge che ci sono sul territorio. Mi piacerebbe però che anche la stampa, e qui non voglio entrare in contrasto con voi, però alcuni, la prima cosa che accade al Marano, ecco, la prima rissa, per favore, prima rissa vuol dire che ce ne saranno di là a venire tanto, cioè si dà già l'idea sbagliata per quello che questo, ricordatevi sempre, questo è il mio pensiero, io ho sempre contrastato ciò sul passato, oggi come oggi mi rendo conto che per Riccione, ma non solo, per la Riviera, è un punto, è un riferimento, è un pito, è un'aggiunta che offre a Riccione. Riccione fin di fondo è la patria del divertimento, non perdiamo questa leadership che abbiamo, qualcuno vuole si francia, cerchiamo di rimanere sul pezzo, cerchiamo di poi chiaramente insieme possiamo risolvere anche questi problemi che a mio avviso sono importanti, però con la vita di facenza e i nostri associati, cioè i proprietari dei locali, sono impegnati e a fondo a mio avviso per cercare di risolvere. Io faccio una domanda riferita all'orario, ci sono delle deroghe particolari per cui non so, no? Della volta rosa si possa fare fino alle 5, questa è la prima domanda, la seconda è che cosa porta al tessuto economico della città questi locali qui, ci metto il tetto suono, sta la forza di giovane, gli intorni, ci sono dei particolari vantaggi che porta al turismo della città e perché non paga la tassa di soggiorno ai locali, visto che niente, è stato trattato come turismo. Adesso ci puoi presentare? Fai delle domande come giornalista? Ci puoi presentare? Cittadino. Come ti chiami? Cittadino. Si chiama cittadino? Libero di nome, cittadino. Perché? Io voglio sapere come si chiama, se no altrimenti non gli rispondete. Non sono tenuto, non sono un personaggio più. Calma, se fai le domande, se ti presenti cosa hai gradita? Ma perché non dovete rispondere a domande? No, è una questione di educazione, si chiama educazione, hai presente quella roba che ci dovrebbero insegnare da te? Non dovrebbe farle urlare? Si siede, le dico il mio nome. Ah, grazie, allora sì, Stefano. Buongiorno, io vorrei andare avanti con il mio intervento, vorrei andare avanti con il mio intervento, io credo che nel mio ruolo devo rispondere in questa sede ai giornalisti, tutti privatamente ne posso rispondere ben volentieri, se con l'educazione, non come ha fatto l'altra volta in cui mi ha mandato a fanculo lei, e ce l'ho segnato, se lei mi fa una risposta, Stefano Monti, dato che si è qualificato adesso, siccome lei ha offeso anche il suo discorso, siccome lei parla di educazione, lei ha offeso, siccome lei ha offeso, posso offendere? No, lei viene in casa mia a prendermi
preso in culo per 4-5 anni dicendo che questi locali avrebbero passato la musica, è arrivato fino alla Venna a dire come è riuscito a mediare con i locali. Io verrei sotto casa sua alle 5, guardi, io ce l'ho sotto, a vomitare, a cagare, a spaccare i vetri, a fare le bombe, a scavalcare il cancello, allora, oppure a urlare due cani in mezzo alla strada e nessuno che ci sia, chiami i vigili e ti dicono ma come si permette, non lo sa che questa è la notte rossa, lei come fa? Gli deve detto di chiamare. Chiami la notte rossa, mi costruirà andare in Gardenia a dormire. Io capitavo qui prima che arrivassero i locali, però forse un qualche diritto. Senti, forse condizioni. Qualche soldino del turismo ti arriva, forse qua i genitori no, fanno i soldi con i soldini e ti hanno lasciato la casa, forse? No, nessun no, va bene, è l'unico che io vorrei andare avanti. E quindi vorrei rivolgermi. La sua natura deve essere rivolta alle domande sul giornalista, poi domande con educazione vengono comunque accettate naturalmente, con l'educazione si accetta tutto. Volevo comunque ribadire una cosa che non si conosceva. Allora, noi qui abbiamo chiesto di mettere questo suono, e questo suono non è un alibi, non è un lascio passare, verrà messo alla prova, come vorrei che non si facesse di ogni erba un fascio. Siamo di fronte a 5 locali con 5 gestioni diverse. Sono 6 locali, ma comunque adesso noi parliamo di quelli che si balla. Senza, si chiama Quinti, che fa musica dal vivo fino all'1 e mezza. Quello che io gli volevo chiedere. Che è quello l'altro parte della strada. Quello di fianco a me, io mi dico come fa. Adesso mi fai finire il concetto, poi dopo ne parliamo. Però se no qui non riesce a concludere il ragionamento. Io ho fatto telefonare. Mi dispiace se le porto quel lavoro, forse non è in grado di fare questa cosa. Ascolti, è un giornalista a qualche tesserino. Allora, con l'educazione alla fine, fatto il lavoro di chi deve andare a lavorare, ne riparliamo. Ora finiamo con gli addetti ai lavori, perché credo che abbiano una giornata piena di cittadini. E non sto escludendo, ma non sto... Ah, ma non ti dico di quelli che hanno fatto porca puttana! Ti lasci lavorare e poi te lo lasciamo, te lo puoi anche inguardare! Allora, adesso andiamo avanti, voi non ci interrompo, poi dopo può parlare anche lei. No, ma non lo sappiamo, non finire, fa lavorare i lavori, poi ci sarà anche subito. Ok, andiamo avanti, volevo dire, se riesco a riprendere il filo, volevo dire che detto suono non è lascia passare, non è un alibi, non esime i gestori da un certo tipo di comportamento, andrà sicuramente tarato nei primi giorni, come già ci siamo accorti tramite i nostri tecnici del suono, che andrà tarato, quindi ci potranno essere nei primi giorni, non nelle prime settimane, parliamo nei primi giorni, delle tarature, degli aggiustamenti da fare. Allo stesso tempo volevo dire che siamo di fronte a un consorzio dei servizi, ma non un consorzio a teste. Qui abbiamo 5 locali diversi, ognuno di loro ha delle caratteristiche, ognuno di loro si riferisce a un pubblico diverso, ognuno di loro è gestito in una certa maniera. Io vorrei che se ci fossero problemi non si parlasse del Marano in generale, perché può essere magari un'offesa a chi di loro, 1, 2, 3, 4, tutti, nessuno, magari uno solo, ma chi di loro ha un comportamento corretto, anche meno corretto. Quando ti arriva la musica, come fai a capire da che parte arriva? Però lo dovete scoprire voi e dirci. È chiaro. Però non è che vieni qua a verificare che è la musica. Questi strumenti però, allora, il pezzo suono dell'opera non arriverà mai la cuna matata, e la tetto suono della cuna matata non potrà prevaricare quello dell'opera, quindi sarà molto più facile, però sarà molto più facile capire qual è il locale. Però ecco, qui ci terrei di non fare di ogni tetto sudesi, di ogni erbo un fascio, perché siamo di fronte a sensibilità diverse, locali con clientele diverse, pubblico di età diverse e gestori diversi. Quindi noi per cui ci dovremmo riferire ai singoli locali, non al Marano in generale.
però scusi, posso una precisazione, nel senso che non si può escludere il sistema Marano, perché se 5 locali per esempio fanno musica a 50 decibel, il risultato è per esempio questo è lo specifico tecnico che la finale è 55, quindi non si può escludere il sistema Marano come un insieme di fattori che determina determinate circostanze. Da un lato è giusto vedere ogni singolo locale, ma dall'altro il sistema Marano non si può escludere perché tutto l'insieme causa determinate conseguenze. Per esempio, ho fatto l'esempio della musica, che se 5 locali per esempio suonano a 60 decibel, il locale non è 60 decibel, può essere 65, 66, e questo lo dà l'intero sistema. Quindi dall'altro è giusto vedere i singoli locali, però il sistema va sempre controllato e qui è l'amministrazione che deve fare questo lavoro. Messo del limite, no? Che non è un alibi, che non è un alibi, no, ho detto che non è un alibi, così come i locali non sbaglio sono di controllo, perché cioè giustamente io come permettore ho diritto alla notte di aver lì uno sfuri di 50 decibel, perché questo vuoi me lo devo lei ha diritto a far sì che e quindi ti posso colpire in pace, ti pensi no? È il vostro, esatto, perché e noi per questo stiamo in questi anni tarando un sistema, poi ce l'abbiamo fatta, non ce l'abbiamo fatta in questi 4 anni, in questi 4 anni stiamo cercando di tarare questo sistema, questo dovrebbe essere l'ultimo, la tecnologia più avanzata che se ben gestita permette finalmente di dare una risposta. Ora siamo tutti in attesa di vedere cosa succede, voi e noi. Questo detto funziona, quindi funziona nel senso che funziona, poi deve essere gestito bene. Questo weekend è la prova del 9, se questo weekend si sente la musica, mettiamo le barre, poi se si sente se ci va a tarare qualcosa, tareremo, ma questo weekend deve esserci, deve capire bene la differenza con... No, ce l'avrà anche il discaffetto. Sì. Posso chiedere una cosa? Siccome ho capito che non vi siete occupati a malapena del tettosuono, ma di tutto quello che ruota attorno al fenomeno del Marano, io abito in Via Oriani, che è la parallela al lungomare, a 300 metri da di qui. Davanti a casa nostra, cioè in una zona residenziale, usciti da di qui, le orde degli hooligans, perché stiamo parlando di questo, si riversano chiaramente nelle vie interne, urlano, spaccano tutto quello che incontrano, rubano tutto quello che incontrano, entrano dentro i giardini delle persone, rubano moto, qualunque cosa. E, lei fa la faccia così, però noi denunciamo tutto. In più, la novità di quest'anno sono le corse, perché la strada si presta, perché parte dal fiume e arriva giù fino in fondo, fino alle Verdi, le corse in macchina con sgommate chiaramente e rigirate delle macchine tutti gli incroci. Allora no, dicevo che non può bastare a malapena, cioè, dire, controllare la questione del suono, perché chi esce ubriaco purtroppo da questi luoghi qui questo weekend glielo assicuro non erano sbarrate, perché alle 5 della mattina, a parte che è successo anche di martedì alle 4 della mattina quando sono usciti di qui, facevano le corse veramente come se fossimo sull'autodromo di Monza. Allora non è la prima volta che vi spaccano le cabine dell'Enel, ma adesso magari forse non ne rispondete voi, quindi non lo sapete, però succedono tutte queste cose. Io posso dire che nella convenzione che quest'anno addirittura è stato fare un accordo ancora più stringente, loro hanno, i locali hanno loro, come se adesso hanno fatto, di tenere sino a loro della struttura e le strade di Merve e chiuse al traffico in maniera tale che anche c'è un parcheggio sotto casa di loro, o di chi lavora o di chi ha l'albergo e non vada poi nel 4 a prendere la macchina sotto casa, e credo che dalle nostre i viali per torno sono stati sgombri nei weekend, dal 1° di luglio questa cosa dovrà essere fatta tutti i giorni della settimana, ora gliene abbiamo chiesto nei weekend. Se voi come forza dell'ordine insieme a Riccioli, indipendentemente da quello che non è che ai locali si chiedono di venire giù in Via Loriana e vedere quello che succede, loro rispetteranno di quello chiuso, che succede sulla spiaggia. L'ultimo pezzo lo tengono chiuso per una persona che impedisce
passare autorizzata dal comune. Io se vuole le faccio le foto dal balcone, cioè, ne possiamo discutere, chiedevo solo se come polizia noi abbiamo, siamo uno dei pochi corpi di polizia che nell'arco di poche settimane fa primis fino almeno alle 3 barre, poi facciamo H24, siamo uno dei pochi corpi in tutta la riviera che fa H24. No, perché è molto semplice, quando uno vede passare la pattuglia e gli passano tutte le paturne, quindi lo fai 3 volte e questo non è purtroppo così. Io però dico questo, c'è un comportamento generale che come vedete si sta abbassando a tutti i livelli. Quindi o noi pensiamo che siamo una città turistica e facciamo come sta facendo Milano adesso, che addirittura ha vietato la movida ed è la polemica se si può mangiare il cono gelato dopo mezzanotte, che sta diventando la barzelletta dell'Italia, bene, o invece pensiamo che siamo una realtà nella quale purtroppo dobbiamo tener conto anche di questo abbassamento di qualità generale della convivenza e anche dei comportamenti e dell'educazione delle persone, che vanno perseguiti con gli strumenti che abbiamo e che quindi ognuno di noi deve fare la propria parte. Noi cerchiamo di farlo, i locali si stanno organizzando perché anche per i locali è un costo maggiore, lo stanno facendo, stiamo cercando di fare uno sforzo, ma questa economia, se non vogliamo massacrarla e vogliamo renderla invece compatibile, occorre che la sosteniamo. Ecco, occorre che la sosteniamo in toto. Quindi questo è lo sforzo che si sta facendo ed è il lavoro che abbiamo fatto tutto quest'inverno. Poi andrà tutto bene? Non ci saranno più le scorribande di chi magari fa la sgommata? No, come possiamo garantire questo? Ma vogliamo garantire un sistema economico, vogliamo garantire che dà ricchezza. Sì, ma tu guardi che lo vogliamo tutti. Certo, ma io lo sto dicendo perché ci sono, la capisco, perché sto sostenendo quello che sto dicendo, perché è questo quello che noi vogliamo. Dopodiché tutti questi problemi sono problemi anche di una società, è chiaro che non siamo mica in una campana di vetro, qua si riversano, tra l'altro addirittura anche con diverse inibizioni. Le persone arrivano anche con l'idea che qua tutto è ammesso. No, non è tutto ammesso, ci sono le regole anche qua, come le hanno nelle loro realtà quotidiane, di residenza. E questo è uno sforzo che facciamo, ma un conto è perseguire, è il lavoro che stiamo facendo con le forze dell'ordine anche. Qua i carabinieri sono fissi tutte le sere per i borseggi, per gli scippi, ed è un lavoro fatto in forte coordinamento anche con la nostra polizia municipale. Abbiamo fatto incontri su incontri, abbiamo fatto l'incontro col prefetto sulla sicurezza e sulla legalità proprio qualche settimana fa, proprio per ragionare, ma proprio nell'ottica di salvaguardare le persone e coloro che le frequentano, in una logica di qualità. Lo facciamo con le ordinanze, ieri abbiamo riemesso le ordinanze che conoscete, che avete già visto, è tutto un lavoro complessivo. Se non ci fosse queste cose qua, ma forse avremmo altri problemi, forse oltre che meno lavoro, forse avremo anche altri problemi. Quindi è chiaro che il successo anche di questa zona può portare anche a gestire situazioni, a volte anche contraddittorie, ma è nelle cose, nella necessità di gestirle, in tutto e per tutto. E qui lo sforzo enorme che stiamo facendo tutti, i locali con gli investimenti, con il rischio di impresa, e dall'altra parte l'amministrazione che vuol garantire tutti, operatori, turisti, alberghi, residenti, questo è. Chiedo scusa, però quest'ultimo pensiero è molto opinabile, perché una volta è tutto opinabile, quindi io non sono d'accordo, però voglio dire anche perché, per non ci manca. Voglio dire anche perché una volta qui c'era un'area di qualità migliore di come lo è oggi, c'era il territorio Match Music, perché se lo ricordo, c'erano spettacoli di qualità, la musica terminava mezzanotte e mezza, cioè quindi se abbiamo sviluppato questa economia grazie al rispetto delle regole, questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare.
quindi se ci fosse stato rispetto delle regole si sarebbe trasformata in un'altra situazione, in un altro modo. Adesso noi qui ci siamo dopo 10 anni che abbiamo scoperto le stesse. Io non lo voglio contraddire, però quando c'era Miss Music c'ero anch'io. E allora, quando c'era Miss Music c'erano gli stessi problemi con gli operatori legati alla musica. La musica terminava a mezzanotte? No, terminava il concerto a mezzanotte, che era una cosa. Perché il concerto terminava a mezzanotte. E Miss Music, ma io ci ho vissuto qui per dei mesi, quindi vuoi che non lo sappia, Miss Music è stata la prima esperienza, dopo quello che c'era qui, che c'era il vuoto pneumatico, Miss Music è stata la prima esperienza fatta dall'amministrazione per portare qualcosa al Marano, dal quale sono... Ma Miss Music è stata un'esperienza irripetibile, fatta da una, appunto emittente appena nata, che aveva bisogno di lanciarsi e che ha trovato la possibilità di farlo gratuitamente. Ma se noi decidiamo, non c'è mica assolutamente nessun problema. Mettiamo qui sul tavolo una serie di risorse per fare concerti gratis tutta l'estate per due mesi. Abbiamo trovato la modalità di occupare, di dare un servizio, ma un importo di pagare, che c'è un equilibrio tra le cose, tra le attività commerciali, che devono vivere, perché non scampano d'aria, devono vivere, devono avere un reddito, e dall'altra parte i servizi che si danno, e devono essere compatibili. Questo è, quindi sono nati i locali, le autorizzazioni da ballo, deve essere una richiesta, non un impedimento allo sviluppo del territorio, perché Miss Music era un fazzoletto di terra lì in mezzo e basta, il resto era il vuoto, chiaro? Era il vuoto, c'era quello che c'era qua, non dimentichiamoci che Miss Music era lì 40 giorni di concerti nella spiaggia libera che c'era il bici fatto. Ma le cupole per l'inferno, ma io volevo fare la domanda di prima. Da 2 anni noi abbiamo quindi sì, quello abbiamo detto che i locali, i pub devono avere, certo, li stiamo combattendo dappertutto, chi fa la musica non la può fare, dopo una certa ora in assoluto devono addirittura chiuderla, neanche abbassarla, chiuderla, quindi se il quindi, come si chiama, si comporta così, siccome lo stiamo già facendo questo lavoro, nei locali dappertutto, nel centro e da altre parti, per quanto riguarda il fatto, quindi anche il quindi avrà quel tipo di trattamento. Io, se avevano l'autorizzazione per una sera non lo so, lo fanno due volte una settimana, ma fanno tre, i pubblici esercizi tutti in funzione hanno questo tipo di possibilità nella licenza, di fare musica dal vivo sino a mezzanotte o con il DJ, poi dopo voglio aprire il concetto, e sino a luna in maniera automatica. Dopo l'una che vuol dire? Che era questo video anche soli, cioè un registratore, un... devi tenere quello là all'altezza del volume, no? E se infatti sto finendo, sino a luna in maniera automatica, questo però non si rimetta a rispetto enorme. Il far musica non vuol dire farla come vogliono, nelle... la musica devono fare nelle norme. Però tutti i locali di regione possono fare musica con le casse all'interno del locale, con all'interno del locale sino alle notte dal vivo, sino a luna appunto con registratori, radio, però sempre nel rispetto delle regole. Qualora non si può rispettare le regole, qualora dietro diciamo segnalazione o perché ci si imbatte, e verranno sanzionati con l'uso della musica, multe, denunce, tutto quello che il codice civile permette, tutto quello che il codice civile permette. Il Ministero parla delle sanzioni, no, può ricordare quelle che sono le sanzioni nel caso la sanzione secondo me è la cosa almeno che le sanzioni una delibera con tutte le sanzioni ci mettiamo in capo le delibere cioè alleggi tutte le delibere così non si accorgono cioè quelle che riguardano le più importanti sulle sanzioni e sugli orari della musica che servono l'oggetto del... chi cavolo se le ricorda tu rimane le sanzioni la latteria che incassa 100 euro al giorno, la sanzione 10 euro,
il locale che incassa 300.000 euro, attenzione 50.000 euro, no, non possiamo farlo. Le sanzioni sono definite per legge, però c'è una sanzione accessoria che comunque è proporzionata, che è la chiusura dell'attività. Allora, la chiusura dell'attività in un locale è facile, io due grandi parlo della chiusura della musica, la chiusura della musica comporta la perdita di una serata, che a seconda della serata la perdita di un incasso importante. Quella è la sanzione accessoria importante, non tanto la sanzione pecuniaria. Ma non è leggera neanche quella con la musica. Al prefetto di nomina e chiedere a Rosario Cavallo di chiedere il prestito, perché diceva, questa lettera del presidente dell'AIO, diceva, i vostri ospiti, per cui chiediamo alla vostra eccellenza di poter in qualche modo adoperarsi in queste istituzioni, senza interrogare questo, perché nel 1959 il presidente dell'AIA chiedeva questo al prefetto. C'era di tolleranza, perché si lavorava insieme, si lavorava con un obiettivo comune. Oggi come oggi invece vedo che veramente facciamo la guerra uno con l'altro, cercando di impedire l'altro di lavorare. No, vero. Ci porta una citazione del Cittadino. Parlava di come era il baramo antico. No, era una cosa del 59, degli anni con dei grossi problemi, che non si sente. Il problema è che nessuno può fare, anzi, io penso che tutti vogliamo che i locali aumentino, perché i locali portano gente, se la gente porta gente, non è questo il nostro problema. Il nostro problema è che sistematicamente a serate alterne, quindi il problema è la gente, a serate alterne, stasera è chiuso il Mojito, partiva la Cuna con 110, poi ieri sera era chiusa la Cuna, partiva Biscaffè con 150. Quindi tu devi pensare che il cliente che viene in ferie, oggi che piace, non so, quando si guarda un una sera lo accetta, due sere lo accetta, poi la terza sera io devi vedere le email che arrivano negli alberghi, dove ti dico, mi raccomando non mi dia la camera verso il mare. Cioè, tu prova a pensare questo, o Bonzanini che mi hanno detto vado in centro perché a me non c'è casino. Cioè, questi sono i problemi. No, è così. No. Io porto alla vigilia, le assicuro che ogni sera lì una parte che sì, non ha capito. Siamo tanto d'accordo. Quello che lei dice si verifica dappertutto. Infatti lo sappiamo, però quello che io voglio dire è che ci voleva solamente un po' di... Solo che ogni anno tra di loro anche c'era una guerra tra di loro. Che sparava più alto, questo è il problema. Poi se le cose sono fanno bene, tanto di cappello, ecco. Ogni lavoro porta gente, non è che non porta la gente, è chiaro questo. Poi è normale che ci sono i problemi che ci sono in tutti, insomma, gli alberghi sono. Io adesso a me l'ho più partito, un papo che mi fa dalle 10 alle 1 e mezzo mi parlo, che tutti i locali del baracco. Dicendo che tra l'altro il diritto di riposare è importante, ci mancherebbe altro, ma stanno sempre dalla loro parte. Aggiungo solo questa cosa, veramente, poi noi ci dobbiamo dare da fare, dobbiamo fare tantissimo per lavorare. D'accordo, le riapriamo. Vorrei aggiungere questo concetto, non sono collegati da un consorzio che poi fornisce delle funzioni dei servizi per quello che riguarda l'amministrazione. Anche questo è loro, diventa anche quello che è l'amministrazione. Adesso un altro evento di parlo che speriamo sia fondamentale per risolvere queste difficoltà, quello dei cittadini, dei vicini e quant'altro, perché noi siamo
maggioranze, dare un valore aggiunto alla presenza e essere più compatibili possibile. Lo ripeto, oltre a quello di cui abbiamo parlato, è stato fatto solo qualche tempo, questi vulcani sono consorziati e diamo anche dei servizi militari che sono importanti, sempre in collaborazione, sulla motivazione, anche con il risultato dell'osservazione del tempo, anche senza carenza che ci potevano identificare. La chiusura di questa strada è una cosa fondamentale, da quando abbiamo aperto lo carro, ogni settimana abbiamo tre strade autorizzate, fuochi di vigilante, per ottenere questo servizio a 5 vie, dove peraltro già fatto anche del tempo. Abbiamo sempre su indicazione dell'amministrazione è stato indicato il tempo del suono, che comunque indipendentemente dal tetto suono, cioè dove comunque una fase di gestione intelligente di queste cose vigilerà l'andamento, tenendosi direttamente collegato con tutte le altre vicine. Se abbiamo un servizio di vigilanza solare oltre che sulle strade anche su tutta la zona, un servizio che porta sempre cioè non posso dirle, voi il servizio cioè lo fate, è vero che limitate l'ingresso per un certo orario, però dopo credo l'una e mezza le due voi, cioè chiaramente le persone che pagate vanno a casa. Io non facevo un processo, io chiedevo al sindaco se loro hanno, perché la gente in spiaggia può fare anche fino alle 5 della mattina, non è che le strade vengono, si usa fino a 7:30, che lo vuol dire fino alle 5 per pulire la sabbia. Se quest'anno lo farete fino alle 5 io vi ringrazio di fare la mattina, ma guardi che non ha funzionato così a 3 anni. Come la rotta che serve l'aria che porta da 6 persone in 6 settimane, da fino alle 5, fino a dopo il locale chiudono alle 4, l'orario dopo prende corso. Assolutamente nessuno di noi fornisce il vetro per le consumazioni e purtroppo dobbiamo subire qualche volta l'arrivo del vetro da altre situazioni che non riguardano noi. Facciamo una selezione all'ingresso dei locali, quindi questo è un investimento della clientela, si assume il controllo e a metterlo in atto. La pulizia delle aree adiacenti, abbiamo preso l'obbligo di pulire la passeggiata qui, i singoli locali e le spiagge adiacenti, l'illuminazione delle case che fanno parte dell'area notturna. Tutto questo in collaborazione con le forze dell'ordine, con l'amministrazione, una guanza del periodo critico del fine settimana di sperimentare, staziona qui dove c'è questo futuro, in una zona baricentrica che rispetto all'area. Noi crediamo veramente che molti degli investimenti fare. Questi sono dei costi accessori credo, perché il vostro business è la notte, questi non sono servizi, sono dei costi accessori che voi sostenete, cioè non passiamo. Siamo chiamati come vogliamo. Scusi, però dobbiamo una precisazione, ma è del tutto business, cioè questi sono dei costi accessori in merito alla vostra attività che è il business della notte. Crediamo che tutti gli elementi loro, crediamo che devono fare questo tipo di oltre che si funziona che voi avete stipulato un buon motivo che vuole andare una cosa tra l'estero e la strada. No, sono il consorzio che si è impegnato e va incontro alle esigenze del territorio, è stato chiesto, sono sicuro che lo fa, ma che sia perché il nostro business, noi dobbiamo fare un lavoro che non spetterebbe a noi, non siamo d'accordo, ma non è così. No, ma non è così. Comunque ci sono state specifiche richieste della specifiche richieste dell'amministrazione di sorvegliare anche l'area adiacente, mantenere un minimo di sorveglianza che decorre un'area adiacente. Quest'anno li abbiamo addirittura nei parcheggi, i parcheggiatori smetteranno ancora più tardi per garantire la sicurezza anche delle ultime persone, siccome quattro ci saranno i parcheggiatori che non hanno compito di intervenire, ma almeno quello di telefonare alla sicurezza e dire c'è un problema. E si dice sono chieste una serie di cose per far sì che quest'area sia comunque vivibile. Poi ci rendiamo conto che troviamo sempre lì, il problema principale è quando ti svegli di notte e non riesci a dormire. Quello è il problema principale. Uno dei problemi è forse il più sentito della popolazione, il più sentito. Con questo tetto suono stiamo cercando di dare una risposta. Ripeto, i primi giorni magari un attimo di pazienza, perché comunque anche detto buono, batterà, perché qui
credo che ci siano migliaia o comunque diverse centinaia di piccoli impianti, di ciclici, di piccoli amplificatori, 900, quindi va un attimino, tarato. Noi, l'amministrazione c'è, sorveglierà. No, alla cosa qui sono quelli laterali sopra i tavoli. Uno ha messo anche ha messo delle tettoie sopra. Ma il media fa analizzato quanto è informata lì per noi. Allora, magari qui non più quello ci crederete, ma questa settimana, di sabato, non sono arrivate telefonate, sono arrivate telefonate, per la serata di martedì. Sono arrivate telefonata per la serata di martedì. Abbiamo registrato le telefonate, abbiamo preso nota delle telefonate, ci siamo confrontati con i residenti, personalmente sono confrontato con i residenti, confrontati con il tecnico del suono, adesso abbiamo le idee chiare su chi. Martedì sera. E poi ci rimettiamo su internet. Prevalentemente sono residenti avvertitori che il turista si rivolge naturalmente all'avvertitore, comunque non c'è niente più frustrante che un avvertitore un cliente che dice la camera per noi sono realtà economiche che hanno la stessa funzione. Non vorrei ritornare al Marano di 30 anni fa che era una zona morta, nei tempi di oggi diventerebbe una zona di spaccio, una zona non controllata, oggi come oggi, ma vorrei ritornare a quei tempi lì, per le varie anime commerciali e le persone residenti, poi c'è il turista che viene a riposare perché è stressato sul lavoro. E si sente che la mattina alle 7 deve lavorare. Volevo sapere che misura ci sarà prima e poi non so così quanti voti ci saranno, perché secondo me quello anche io devo smettere le medaglie si alternerà con la presenza della polizia municipale, si alternerà con c'è la continuità della sicurezza locale, è interno ed esterno, e loro avranno anche gli uomini esterni. Quindi come si alternano però è insomma praticamente avete una ventina, 30, 40 persone di media sul Marano, voi altri pagate da voi. Solo dei locali. Scusa Nives, questa te la dovevo dire perché i carabinieri hanno fatto i furti. Il famoso marocchino con il coltello non l'hanno preso i carabinieri, ma l'hanno preso il personale del Marano. E i carabinieri si sono solamente ascoltati di dircelo. Allora, torno a ripetere, dopo che arriva sempre la cavalleria e salva tutti è un altro discorso, perché loro non possono arrestare, però l'hanno scoperto, seguito, pedinato e poi hanno ritrovato i testimoni e tutto quanto, l'hanno fatto tutto il personale della Marana. Con questo non lo scrivere perché però è così. Sì, personale tra sicurezza e quelli che stanno a chiudere le strade. Sicurezza, ossa, sì. Comunque anche la polizia di Stato,
negli anni, quando comunque in funzione, è presa la partecipazione a Marano, l'anno scorso aveva fatto l'arresto del Stato a Marano. Ma comunque tutti i carabinieri... Ma c'è, però questo è per garantire la qualità e la sicurezza, senza apparire, perché non è che dobbiamo fare di questo luogo un luogo di simile in polizia. È un lavoro delicato, fatto dietro le quinte, che garantisce la sicurezza. Questo è quello che noi facciamo. Noi che abbiamo chiesto e che c'è la disponibilità sia da fare i locali che da fare le locali. Addirittura molto spesso anche i carabinieri sono in borghese, sono neanche in milizia, proprio per garantire questo aspetto che è di sicurezza da un lato, per garantire chi li frequenta, e dall'altra parte ovviamente per non dare quella sensazione di presidio poliziesco, insomma, abbiamo bisogno di dare garanzia a tutti. Poi questo insomma un luogo nel quale ci sono migliaia di persone, con quello che può accadere, dove ci sono migliaia di persone. Sempre attento al borsellino, guardarsi che esci dal mercato senza, perché è un luogo sicuro, noi riteniamo il mercato un luogo relativamente sicuro, però devi stare attenzione, perché il commerciante apre il negozio in centro con l'estofante va dove c'è un merce, un movimento, quindi è chiaro che c'è un luogo di grande aggregazione, ci vuole un attimo di gestione da parte della nutrizione, delle vedute e delle persone stesse, direi, oggi assurdo andare alle 4 in piazza fare i vaccini pensando di essere negli anni 20 quando non succedeva niente, ma ci sono le regioni che mi spiace del mondo. Allora volevo, a conclusione volevo fare una piccola considerazione, così visto che ci sono stati momenti di tensione, sicuramente sono anche frutti di questo inizio stagione. Intanto come un operatore turistico non legato alla notte devo fare una considerazione di un inizio drammatico a livello climatico. In questa fase poi dove il clima invece è favorevole abbiamo un inizio drammatico dovuto alla situazione economica. Voglio fare semplice una piccola considerazione, ci sono tensioni dovute a questo stato di cose, perché se la situazione avesse preso il ritmo del regime degli altri anni forse c'era anche un pochettino più tolleranza. Un aspetto notevole per quello che riguarda l'andamento e la situazione di questo specifico clima che qui stiamo trattando è dovuto all'impegno, ma il sacrificio di operazioni, impegno finanziario per dare una risposta al turismo giovanile per evitare quelle che sono tutte le sue contraddizioni. Questo va riconosciuto con tutte le difficoltà burocratiche, va riconosciuto e ci sarà comunque ancora da stare vigili che il pensionato che prende perché vuole risparmiare qualche soldo, vuole venire in periferia, vuole stare tranquillo, coesista con questa realtà. Questa realtà periferica è sviluppata perché non è nel centro, in Viale Cecchini, altrimenti non poteva sviluppare. Perciò io sono convinto che questo momento, questo impegno, e lo diamo come credito, come merito sia agli operatori che all'amministrazione, che con tutto quello che è la burocrazia in Italia, ragazzi, io l'ho vissuta per altri motivi, ma quei tempi hanno fatto i miracoli per poter avere l'autorizzazione ambientale. Voi se conoscete la legge Merli, che la legge che sovrintende tutto qui sul demanio in una zona ha impatto ambientalistico, per avere l'autorizzazione che ci vuole, l'antisismica, la geologica, l'ambientale, la demaniale, il genio civile, l'antisismico, la dogana, ecco, loro hanno fatto un percorso che per dire ad ostacoli quando hanno finito montato dovrebbero andare in vacanza perché hanno già esaurito tutte le loro forze. Questo aspetto va riconosciuto. Io sono convinto che oltre a questo ci vuole anche un altro impegno di coinvolgimento di tutte le altre realtà, senza cercare lo scontro, cercare di dare una risposta al segmento turistico.